il mistero delle calamite umane. Nel XIX secolo la gente di New York fu impressionata dai poteri di una certa Lulu Hurts, meglio conosciuta come la signora Atkinson. Intratteneva la platea dimostrando che era capace di allontanare con un semplice tocco qualsiasi uomo e a quanto pare utilizzava dei poteri magnetici. A quanto pare, stando un racconto, la donna riuscì a sollevare da 30 centimetri un uomo di robusta costituzione seduto su una sedia. Appoggiando una mano sullo schienale della sedia con cui l'era, sempre negli Stati Uniti, a Newport, detta la piccola calamita, in questo caso nello stato della Georgia, questa donna era capace di attaccarsi sul corpo roba ad esempio metallica, come una calamita appunto. Venne anche studiata da diversi esperti e non risultavano trucchi, sentendoli. Alcuni studi sui campi magnetici, anche se non ci sono ancora prove scientifiche, nei corpi umani, sarebbero in grado di creare proprio un campo magnetico. Ciò è possibile perché il corpo stesso è costituito da una parte di acqua e gli idrogeni presenti, in gran parte appunto formati da acqua, comportano come piccoli magneti. Questo magnetismo interno, sia che esterno, a seconda dei tessuti corporei, potrebbe attrarre un oggetto come quello di metallo, come una vera e propria calamita. Anche c'è da dire che alcuni studi al riguardo dimostrano che gli organismi reagiscono al magnetismo molto meno di quanto sia in realtà possibile. Ci sono stati casi anche registrati. Un certo Nikolai Survey, un uomo che avrebbe la forza di attrarre qualsiasi campo magnetico, così potente che tutti gli oggetti metallici, pentole, forbici, coltelli e altri utensili, gli si appiccicherebbero addosso. L'uomo sarebbe un discendente della famiglia russa che ben tre generazioni hanno tutti lo stesso potere magnetico, sentendolo. Dopo il disastro di Chernobyl, un bambino, un certo Croton, in Bielorussia, scoprì che i suoi palmi della mano agivano come calamite, tirando diversi oggetti metallici. Ma il disastro di Chernobyl avrebbe colpito con il magnetismo diverse persone dell'Est Europa. Le radiazioni avrebbero attivato questo magnetismo su diverse persone, portati anche in diverse testate giornalistiche.